È stato lei? Ha premuto il grilletto o l'ha fatto fare a lui? Non sono tenuto a rispondere. Lo ha ammazzato! Ha assassinato un poliziotto! Le suggerisco di abbassare la voce, altrimenti i suoi vicini sapranno le ore che fa e in che compagnia. Non sarò complice in un omicidio. Non sia tanto sicuro di avere la coscienza pulita, signor Skinner. È successo perché ha lasciato il lavoro a metà. Si sbaglia, ho fatto punto per punto quello che mi avete chiesto di fare. Ho seguito le vostre istruzioni. Non ha neutralizzato una situazione potenzialmente compromettente. Non erano questi i patti. Non doveva ucciderlo. Non è in condizione di discutere i termini del nostro accordo. Allora non abbiamo nessun accordo. Scoprirà che non è così facile chiamarsi fuori. No. Un uomo che scava una buca rischia di cascarci dentro. Sì, pronto. Sono Mulder, il corpo è sparito. Di quale corpo parla? Dell'impiegata di cui le ho dato le foto. È stato rubato dall'obitorio insieme a tutte le prove che potessero spiegare come e perché è morta. Rallenti, Mulder, non capisco. Mi dispiace, non posso, è una corsa a inseguimento e sono già indietro di due lunghezze. L'uomo che si è spacciato per me... Stanotte ha sostituito un campione di sangue al laboratorio. Come lo sa? Ho fatto fare delle analisi. Il campione di sangue nel laboratorio della polizia è bipositivo come quello dell'impiegata. Ma lei soffriva di una leggera forma di anemia caratterizzata da una carenza di acido folico. Il campione nel laboratorio, invece, ne presenta un livello normale. Ci sono dei sospetti? No, ma almeno ho un punto di partenza. La pistola che ha ucciso il detective Thomas. La balistica l'ha identificata come una Sig Sauer P-228. Sto facendo fare dei confronti con tutte le pistole registrate di agenti federali e poliziotti locali. Signore. Ascolti, mi tenga informato. Sì, certo. Sì? Lei non può fare questo. Mi sembra agitato, Skinner. Era la mia pistola. La sua pistola? Che ha usato per ucciderlo. Se è così, immagino che vorrà riferirlo alla polizia. No, non credo di volere. Saggia decisione. Oltretutto dovrebbe ammettere di essere colpevole di intralcio alla giustizia, associazione a delinquere e distruzione di prove. Le conseguenze sarebbero piuttosto gravi. Anche nel caso improbabile che riuscisse a convincere le autorità di non averlo ucciso. Che cosa mi avete fatto coprire? Meno sa, meglio è per tutti. Date le circostanze. Ho bisogno di sapere per cosa è morto quell'uomo. È morto per lei, Skinner. Perché lei potesse avere quello che voleva. Una cura per l'agente Skelly. Non voleva questo? L'agente Skelly è in ospedale. Se può fare qualcosa per lei, voglio che la faccia subito. So quali sono le condizioni dell'agente Skelly. Se le dovesse capitare qualcosa, io la denuncerò. Tirerò fuori le prove. Non mi importa cosa mi succederà. L'agente Skelly vivrà a lungo e in buona salute. Mi auguro che lo stesso capiti a lei, Skinner.